presa. Ecco. Chi ci vede? Chi ci vede? Siamo in mondo visione. Io insegno, quindi il tema della disabilità mi interessa particolarmente, anche perché sono stata insegnante di sostegno per 10 anni, poi ho fatto il passaggio sulla classe, quindi questa tematica, diciamo, della disabilità la sento molto vicina. Però poi nel frattempo ho conosciuto una persona a Pianura che non conosco bene, però mi è sembrata una persona molto sfiduciata, molto, sai, quelle persone proprio avvilite. E credo che è lì che noi dobbiamo andare a portare non tanto il conforto, ma più che altro a far sentire delle iniziative, delle proposte. Persone, diciamo. Voglio dire che... E mi ha dato questa brochure. Alzare il coperchio, scoperchiare la pelle. No, ma sai che cos'è? Quando le persone che hanno disabilità in famiglia sono le prime che hanno bisogno di aiuto, perché si sentono sole. Certo. E quindi credo che lo Stato dovrebbe occuparsi principalmente delle famiglie, perché attraverso le famiglie queste si rinforzano e possono poi essere di aiuto ai figli. Siccome il figlio ha una disabilità molto grave, io l'ho conosciuto così per caso e mi ha dato questa brochure. Facciamola vedere, Teresa. In modo che sì, associazione. E diceva che aveva questi grandi problemi di tagli di fondi, non ho capito. Io mi sono presa la brochure, non lo conosco proprio, quindi non è una questione neanche politica. Però ho saputo che c'era questo evento qua e volevo portare a voi questa attenzione. Quindi vi lascerò la brochure con tanto di numero di telefono di questo signor Michele e vorrei che voi... Dell'AIFA. E vorrei che, insomma, cerchiamo di metterci anche attraverso me, in siamo contatto. A Pianura. Ciao Romeo. Siamo il gruppo di Pianura. Certo, Teresa. Noi gruppo di Pianura. Sì, voi con euro, Fabio. E quindi magari poi a Pianura lo possiamo incorporare noi, sostenere noi, però credo che ma io, Teresa, ognuno di noi è competente in un settore. Io credo che voi siete più competenti. Io, diciamo, pensavo attraverso, diciamo, questa piattaforma Wiki, questo Wiki che ho creato, sì, proprio di far collaborare persone, capito? Quindi indipendentemente se ci troviamo in municipalità differenti, addirittura in capoluoghi differenti, perché ho anche creato delle stanze su questo Wiki, diciamo, Benevento, Salerno, disabilità, Salerno, Benevento, Avellino, proprio per dare a tutti la possibilità di mettere i loro contributi. Adesso dobbiamo solo valutare, diciamo, come vogliamo muoverci organizzativamente, nel senso, cioè sfruttare questa piattaforma e ognuno con le proprie professionalità, cioè mettere il loro bagaglio di esperienza e di proposte, oppure non so come altro, diciamo, come ci vogliamo muovere. Adesso, diciamo, è la prima riunione, quindi è tutto un work in progress. Sì. Vabbè, stiamo anche oggi mi è stato difficile arrivare a sentirmi, certo, tutto, perché ero impegnata. Allora, la prima cosa, tu non ti perdi niente, perché noi abbiamo io registro sempre tutto, quindi praticamente tu ti vedrai tutta la registrazione. Teresa De Giulio. Scusami Teresa, ma possiamo venire senza prenotarsi? No, puoi venire tranquillamente. Sì, non ho fatto niente. No, perché qua stai vinto per partecipare con tanti. No, per no, partecipare per fare i figuranti. Fare i figuranti. Senti, ma io ti cambio. Ciao Oscar. Oscar, allora ci aggiorniamo, diciamo, tra una quindicina di giorni, va, diciamo, bene, e ti faccio sapere. Chiaramente la coordiniamo sempre. Certo, certo. Cioè, per capire un giorno che va bene. Certo, io lo metto. Adesso non più, però questa sarà la prima edizione. Però fammi mettere in contatto. La metto e decidiamo noi che giorno fare. Va bene. Quando la volete fare, io metto sempre una tolleranza di una settimana e metto più giorni della settimana. In modo che per me, io sto qua vicino, un giorno vale l'altro, però per voi che lavorate, diciamo, è più opportuno che la scegliete voi. È meglio sempre coordinarla. Sì, 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 certo, certo, certo. Ciao, arrivederci. Ciao, che già sono stati fatti. Ci aspettavo ieri. Sì, figuranti già. Ho capito male. No, io ho mandato un messaggio a Calabrese, gliel'ho detto che purtroppo, a parte che siamo in sede sopra. Ah, sì, però. No, è operato pomeriggio. Tre, quattro è trasferito all'operatore. Voi stavate in ospedale? No, non stavo in ospedale. No, oltre alla vita, sì, ugualmente abbiamo anche una persona. No! Organizzare tutto lo squadrone, trovarsi per aspetta, fammi una segno pure, aspetta, Teresa. In modo che ti trovo pure sopra Facebook. Sì, sì, mi fa piacere, perché così ti mantengo aggiornato. Io sarei voluta venire. Teresa De Giulio. Venne solo Dario.